Calcio, campionato nazionale dilettanti, girone H, seconda vittoria stagionale per l'Audace Cerignola. Solo una settimana fa i gialloblu se ne tornavano dalla trasferta di Picerno con un 1-1 che sapeva di rabbia. Non solo non sfruttava l'inferiorità numerica locale, ma non concretizzava le occasioni gol avute. La situazione si ripete, ma a danno dei padroni di casa nella sfida di domenica contro il Bitonto, una espulsione discutibile di Acampora al 33esimo del primo tempo. E si fa duro cercare di vincere contro un avversario per nulla timoroso. Adesso vediamo le immagini. Il Bitonto si porta in vantaggio in apertura di secondo tempo. Cross di Triarico, vedete l'attanzio di testa. Paracchiruni, Maggenchi ribatte in rete. Accusa del colpo l'Audace, non si perde d'animo e si getta a capofitto alla ricerca del pari che arriva a 4 minuti dalla fine. Cross di Aklik da azione d'angolo. Arriva il colpo di testa di Amoabeng per l'1-1 Opantino. Poi nei minuti di recupero, quando mancano pochi secondi alla fine della gara, cross dalla sinistra di Leonetti, come un falco di Cristoforo, insacca per il definitivo sorpasso gialloblu 2-1 e 3 punti d'oro davvero preziosi. Questi tutti i risultati della giornata di ieri della ottava giornata: Audace Cerignola Bitonto 2-1, Fidelisandria Casarano e Francavilla Sorrento 1-1, Lavello Picerno 2-1, Molfetta Puteolana 1-0, Nardò Gravina 2-0, Portici Fasano 3-1, Taranto Aversa 2-1 e Altamura Brindisi 2-0. Sì, no, assolutamente. Bisogna fare un applauso gigantesco a questi ragazzi perché hanno fatto una prestazione stratosferica sotto tutti i punti di vista, specialmente chi è entrato, che è stato determinante. E credo che è una vittoria che doveva, probabilmente poteva arrivare prima e credo che sia stata meritatissima oggi. Ce l'aspettavamo, conosciamo i ragazzi, conosciamo il carattere che stanno cominciando a tirare fuori, e sappiamo come stanno lavorando settimana per settimana, e quindi ce l'aspettavamo. È normale che sapevamo di affrontare una squadra forte, accreditata per vincere questo girone, con giocatori, qualcuno probabilmente di categoria superiore, e sapevamo che la partita si sarebbe indirizzata su qualche episodio, vedi l'espulsione di purtroppo di Acampora, sembrava quasi compromessa, però probabilmente la voglia, la fame di questi ragazzi ha prevalso. Calcio, il campionato di Serie A nella sua 13ª giornata continua a regalare sorprese ed emozioni. Il Milan mantiene la testa della classifica, i rossoneri vincono sul terreno del Sassuolo per 2-1 con le firme di Leon e Selemakers e gol nel finale del romagnolo Berardi. Di questo però approfitta anche l'Inter, staccata di un solo punto i nerazzurri, infatti vincono 2-1 contro lo Spezia. Tra gli altri risultati della giornata da segnalare la rimonta dell'Atalanta 4-1 alla Roma, mentre da Lazio batte il Napoli per 2-0. In chiave salvezza, ottimo successo del Benevento sul Genoa per 2-0. Vediamo tutto il quadro completo dei risultati di ieri: Torino-Bologna 1-1, Benevento-Genoa 2-0, Cagliari-Udinese 1-1, Inter-Spezia 2-1, a Reggio Emilia-Milan batte Sassuolo 2-1, Atalanta-Roma 4-1 e Lazio-Napoli 2-0. Classifica con Milan 31 punti, Inter 30, Juventus 27, Roma 24, Napoli e Sassuolo a quota 23.